Signore e signori, benvenuti nel giorno delle zucche, nel giorno degli spettri, dei vampiri, dei fantasmi e dei mostri, nel giorno in cui le zucche non sono solo da magnà, ma ponno pure fatte cagà sotto dalla paura. Benvenuti ad Halloween. Bella ragazzi e benvenuti in questo speciale di Halloween su Insanity o Insanidade. Non lo so perché è tipo spagnuelo come gioco. Allora, io ho provato a fare questa cosa, però penso sia inutile, devo una luce. Perché io purtroppo non posso giocare al buio, perché è impossibile, perché non ho una luce che me lo permetta. Quindi, se io sto così, questa parte mia è scura. Però, se metto la luce normale, è pure più scuro. Quindi casualmente, perché cioè, tecnicamente io urlo, sarebbe figo giocare così, ma non mi vedrete, quindi io giocherei così. Quindi giochiamo con la luce. Poi il giorno in cui io compro un faretto che mi illumina la faccia, regà, lo uso perché è più figo. Comunque, siamo su Insanity. Questo gioco ho trovato online. E devo abbassare l'audio perché sennò si sente il microfono. Ok. Ok. Nuovo gioco. Ok. Cioè, se io si perderà tutto il tuo progresso non gioco. Che è tipo portoghese. Portocazzi. Beh, raga, purtroppo l'ho trovato solo in portoghese, non so se c'è anche in inglese. Comunque, speciale Halloween. E sì, bene. Speciale Halloween su questo gioco. Ovviamente io cercherò di mettervi l'audio del gioco più alto possibile. Almeno voi vi caccate sotto insieme a me. E a parte questo, perché ho deciso di fare lo speciale Halloween? Perché l'anno scorso non l'ho fatto. Non so che devo aspettare. Non so se va l'audio. Ok, sì. Vi stavo dicendo, perché ho deciso di fare questo speciale Halloween? Per il semplice fatto che mi sto morendo di freddo. Il semplice fatto che l'anno scorso non l'ho fatto, perché non farlo quest'anno? Speciale di Halloween che probabilmente vedrete un po' tardi nel pomeriggio, perché sono già le 2:15. Io del 31. Io spero di caricarlo massimo entro le 5. Massimo proprio. E comunque seguitemi nella mia pagina Facebook, magari metto qualche foto della serata mia, vado a cazzeggiare in giro, però non lo so, non sono sicuro, dipende dal livello alcolico piuttosto elevato ci sarà. E niente, ci vediamo un po' questo giochino. Vediamo un po', non so cosa dobbiamo fare, probabilmente però farò tipo un playthrough, capito? Tipo sono le 13:44, 100 penso sia la vita. Vediamo, tipo lo faremo durare sulla su una quindicina di minuti. Già che siamo così mi mette ansia. Sì, io sto spegni shift per core. Ok, allora non possiamo fare nulla se non camminare. Sanatorio che è tipo ospedale, raga. Mortacci mia de quando ho deciso di farsi sto gioco del cazzo. Che poi il brutto è che io sto giocando ovviamente a tutto schermo. Il brutto è il bello. Decidete voi. Mamma mia quanto sei lento. Ma sei ubriaco? Ma così si sente il rimbombo nel microfono, raga. Ste cuffie, oh. Devo trovare il livello giusto di audio. Ok. E capisco che tutti sti cazzo di giochi horror si apre. È bloccata. Alleluia. Raga, ci ho messo 8 ore, sto coglione. Questa è la velocità massima che raggiunge. Cioè, va più veloce la mia macchina, che è 1000. 1100. In salita con 6 persone sopra. E di solito va in retromarcia perché non ce la fa a salire. Vi dico solo questo. Vabbè, comunque. Sanatorio. I don't wanna be buried in a pit. Cemetery. Basta. Andiamo, chi non la riconosce può pure chiudervi da adesso a Nassim. Capito che non sono buono a cantare, però dai, è così. Sì! Ok, il video è finito. Bella. Non è vero. Allora, spero che voi mi riusciate a vedere. Riusciate a vedere. Comunque, ci ho messo 20 minuti per trovare la chiave. Vabbè. Comunque, vediamo un po' cosa dobbiamo fare in questo sanatorio. Che poi sanatorio che è manicomio. Ospedale. Dall'ambiente mi sembra un manicomio.
It seems like a manicomio. Sì, un manicomio, credo. Credo che noi siamo anche le vittime. Siamo delle vittime. Non mi piacciono queste cose così, raga. Non veramente. Oddio! Mi è spuntato all'improvviso. Mi ha squartato. Mi ha squartato. Dai, Ezio, levati dal cazzo. Siamo da quando. Un po' cosa. Dove ci porta? Dove mi porti? Ma non ha il pene quest'uomo, è piatto. E scrivete nei commenti che fate stasera, da che vi trasferite, da che vi mascherate. Anzi, andate sulla pagina Facebook e mettetemi tutte le foto vostre di Halloween, così faccio un album. Halloween gregiano. No, lo faccio, quindi stasera voi fate le foto, ubriachi marci. O fatelo, che poi famo l'album. Ma ci faccio proprio il video. L'Halloween dei fan di Dreads. Se volete farlo, fatelo. Andatemele sulla pagina Facebook. Mettetemele in bacheca. E vabbè. Vediamo un po'. C'è il cuore che batte. Sempre a batte. Arrivato dalla madre. Vediamo un po'. Cellulare mio. Ah, luce. Uso boss sderedo e squeredo du mouse. Ce le chircazzo, che cazzo ci fai? Lo guardi e basta. Se fosse in inglese magari mi fa sci. Eh no, è bloccato. Ci sarà una chiave da qualche parte, spero. Under the bed? No. Sali sul letto, non sale un cazzo. Quindi? Cos'era? Ha aperto, raga, ha aperto, sono sicuro. Ho sentito clic clic. Meu dois, como é vim para neste quarto, eu? Eu não me lembro de nada. Quente trouxe para cá? Chi è che sa il portoghese tra di voi, raga? Ora imparamelo io, non è vero. Vediamo sta cassa di lucetta. Cosa, no? No. Metti ansia a sto posto, raga. Poi perché stanno queste cazzo di particelle? Sono delle parti belle. Noi ci andiamo a infilare in sti buchi, raga, perché tanto ci piace. Ciao. Questo c'ha il telefono che fa più luce dalla storia, però. Non so voi, ma mi so cacà sotto, raga. Perché so che prima o poi spunta qualcosa. Cioè, il brutto dei giochi horror è questo. Che prima o poi qualcosa spunta. Non potete scampare. Porca puttana. Cerco di parlare il meno possibile, almeno potete sentire meglio l'audio. Ehi! Ehi! Ti prego, non uccidermi. Sono una persona brava. È una porta, è chiusa. Secondo voi, da 1 a 10, quante possibilità ci stanno che spunta un pezzo di merda? Secondo me 10. 10 proprio, raga. Chi era? Trancato, o di tipo bloccato. Beh, raga. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Capito. Dai, su. Cioè, questo è un sarta ancora. Come ci dovrei passare io? Dormitorios. Ma che è tipo Slender, che più è disturbato più sta andando giusto. Cioè sta andando male tecnicamente. Non mi fa passare qua però. Dovrò qualcosa per aprirlo, mi sa. Dov'è che batteva il cuore? C'è un cazzo, c'è un cazzo. Questa era chiusa prima, raga. Ecco. Sì, l'ho sentito pure io che la gente che urla. State tranquilli, siete matti. Che cazzo è quel coso? Che cazzo è quel coso? Che cazzo è quel coso? Apri. Apri.
Che cos'era? Phaser Liga Sau, raga. Non so manco come lo so perché il mio telefono lo sto usando per fare la torcia. Che cos'era? Ma quelli sono arti. Ho capito, mo? Quelli sono braccia, raga. Quelle sono braccia. Io ci devo passare sotto. Ha delle braccia che spuntano dal cielo. Perché? Niente, raga. Non è successo niente, ci stiamo, eh. È tipo il killer quello. Killer game. Ciao. Bella, raga. Infarto. Ho detto cerco di parlare il meno possibile, almeno potete sentire meglio l'audio. Io ho i brividi. Perché, cioè, i posti. Cioè, secondo me, no, parlando di cose horror, un horror non fa un film. Io parlo dei film. A me piacciono tantissimi i film horror. Cioè, penso di averli visti tutti quelli esistenti al mondo, credo. Il fatto della paura non è che spunta un pezzo di merda e urla. Quella non è paura. Quella è spavento, secondo me. Un horror bello ti spaventa per l'ambientazione. Poi pure non usci in cazzo. Poi pure non vedi manco un mostro. Ma se ti fa paura. Come passo? Raga, come passo? Questo mi sgara. Questo mi sgara. No, mi ara, mi ara, mi ara. Come faccio? C'ho pure 95 di vita. Non ho un'arma io. Questo manco cuore. Sta arando. Stava a di. Insegue. Fio della mignotta. E stava a di. Che. Cioè, se voi avete visto The Blair Witch Project, sapete di cosa parlo. Cioè, un film che, in cui non spunta un mostro, ma comunque ti fa paura. Vuol dire che è il best film EU. Questo è. Cioè, un horror, un Joker. Una qualsiasi cosa! Degli mortacci, dei UCM, i tavoli. Se non spunta pure un cazzo, ma vi dà fastidio, vi mette angoscia l'ambientazione. Cioè, fatto bene, quello è. Probabilmente nei giochi, perché mostra deve spuntare, se lo sappiamo del culo. Vabbè, raga, comunque ditemi se volete un bel. Dove sta? Sta ad Hammer 5. Che so se muove, mo, raga. È il manichino. Coglione. Te passo dietro. Vedete? Marato! Mi ha levato mezza vita, oh! Ma come fai? Mi hanno arato, raga. Non è giusto, mi ara. Questo è impossibile superarlo senza farsi ara. Questo mo mi disintegra. Guarda. No. Porca puttana. State buoni, eh. State buoni voi. Buono, buono, buono. Buono. Chi è che trapana Cristo? Non è che trapanano Cristo, però chi è che trapana virgola Cristo? Ok, abbiamo superato, ragazzi. Ho messo un'ora e mezza per quei manichini del cazzo. Mamma mia, dovrebbero più tipo di entrare HM sti manichini. Tipo, sta roba cosa, quando cazzo vai? E te stabba. Stabba. Sinistra no, destra. Derecha. Ta-ta-ta-na-na-na. Destrorza di nuovo. Ok. Allora io non so questo gioco se è fatto a capitoli o sempre a romper cazzo, però. Ciao belli. Ciao. 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 Apriti. Ok. Stiamo andando da stanza a stanza in questo manicomio. Non so veramente il motivo per cui noi lo stiamo facendo, però lo stiamo facendo. Perché ho 40 di vita? Bello, bello, grazie. Fino a mo' non c'avevo ancora ansia. Mo' mi è venuta, li mortacci tua. Che cazzo era?
Manco se mi paghi ci vado. No, raga, io lo so che spunta qualcosa dalle scatole. Lo so. Va bene. Che poi... Che cazzo era? Raga, c'è qualcosa che ruggisce. Prima è spuntato tipo premie da qualche parte, non so dove. Oh, puttana Eva, è sempre quello, raga. Ah sì, vuoi core, c'hai un cazzo, c'hai una cazzo di ombra coi denti che gli escono le cose dal culo e non corri. E lì c'è un assassino. Non è una bella situazione. Porca Eva. Sparito. Ok. Quando trema così, raga, non mi piace. Mo succede qualcosa. Tanto è scritto in portoghese. Che cazzo, ci capisco. Comunque mo succede qualcosa, raga, perché... Oh. Cioè, questo gli piglia il telefono qua dentro. Aspetta, rispondi, oh. Cioè, fai qualcosa. Oh, yeah. No, fa un cazzo, sto coglione. Vabbè. Questo comunque voglio vedere se gli si scarica. Cioè, gli piglia pieno. Pubblicità mortale alla Nokia. Io seguirei lui. Vediamo che cazzo succede. Oh, porca puttana. Com'è buio. Ci sono delle... Ok. Hanno attaccato e corpata fix quelle, eh. Una volta ho attaccato una cosa corpata fix al muro. Ho levato il pata fix. Si è staccato il muro. Vi dico solo questo. Non mi ha inculato perché mi si era rovinato. Mi è scivolato il mouse e ho girato la visuale. Lecca. Non t'ho visto che mi hai tirato le sedie. Coglione. Sì. Capirai, qua voglio tirare le sedie. Oh. Ma vaffanculo, sti guari del cazzo. No, raga, con sto buio io non mi piace. Ha tipo buggato, ma sta buggando. Vai andare più avanti, raga. Mo succede qualcosa. Che cazzo è Slender? Oh, porca puttana. Amico. Sei un bell'uomo. Ma se mi dà vicino. Non so che gli ho inculato, raga, però qualcosa gli ho inculato. Come cazzo le uso? Non le posso usare? Io pensavo che era sparito, già me l'ho cagato sotto, raga. Che cazzo. Chi è che trapana? Ogni tanto faccio così perché... Sì, scusate il trapano, raga, ma... Oddio mio! Sei brutto come la cazzo di fame. Scappamo. Raga. Datemi la luce, vi prego. Vi prego. Vi sto a pregare, raga. Apri qualcosa. Ma poi mi spieghi perché questo qua si è dovuto andare a fila qua. Non ci sto a vedere un cazzo. Io rimango attaccato al muro. Anti-esotico. Cazzo era? Buonoso. Si apre. Ma che cazzo. Servirà tipo una chiave. Dove cazzo vado a piamo io la chiave? Ma c'hai gli attrezzi, c'hai io. Cazzo, usali.
so donna. Cioè, stava a provare a aprire col culo, com'è possibile? Torniamo indietro, vedevo di. Io odio questa cosa. Sta tremando tutto. Rimaniamo attaccati al muro. Io non ci voglio tornare qua però, raga. Non so dove andare. Che cazzo. Questo mi ara. Che bello. Ah raga, si è buggato. Ah! Oddio, si è buggato per niente, raga, fi. Oh cazzo. Ma c'è il pisello, raga. Io devo trovare tipo una chiave, mi sa. Oh cazzo. No, no, vai via da me. Sono a caso. Sto tornando indietro, mi sa così. Non so che fa. Sono andato proprio a caso, ve lo dico. Perché è ricominciata la registrazione? Sì, vai, leva pure la cosa, così stiamo a posto. Cosa sono questi rumori? Impavidi, raga, impavidi. Ok. Ah, è tipo la vita. I chiavi. Bella. Sì, mo sai la merda che ci troviamo davanti, raga. Ma la sapete la merda che ci troviamo avanti adesso? Perché bugga così? Se spunta qualcosa, raga, sarto. Ok. Ce l'abbiamo fatta, siamo forti, vai. Apri sta porta de merda, oh. Che fatica, oh, che fatica. Vai. Ciao, demo fa, oh. Non so quando finisce sto video, però mi sto a fomentare, fermi tutti. Mi dovete ridare grande, dammi la vita, oh. Oh! Oh cazzo, chi sei, io? Oh? Ah, mi sta arando, non vedo un cazzo, non vedo un cazzo! Apri. Cosa? K-pad. Che cazzo vuoi? Quindi? Che? Dimmi che? Dimmelo. Muovo di. Vaffanculo. C'ho nel culo, raga. Ho capito che iPad. Ma non so che fare. Ok, iPad. Cioè, mo sbatto un po' un culo, mo. Sarà qualche altra porta, tipo. Beh, raga, tanto lo sapevo. Eccola. Vado dal cazzo. Sta in seguito sto fio della mignotta. Porca puttana, coglione. Ma che ne n'altro. Non mi guardi, non mi guardi, non mi guarda, non mi guarda. Sono tuo amico io. Sono un tuo amico. Porta. Sono andato proprio a infilare una merda qua. Però vaffanculo, sono morto. Che cazzo. Ma ha messo al culo. Non posso più uscire. Guardi là per favore. Cioè illumini il mostro. A parte che è buggato. Ma non posso proprio più uscire. Ma vado, ma vicino è Miara. 30, vai, oh. Fortuna che sono più lenti di me questi. Che in altro. E che cazzo. E che c'avete. Te levi. 15. Però è inutile. Posso fare un cazzo. E come cosa levate. L'ho spostato con la sedia. Mi ha arato. Stanno arando tutti. Oh cazzarola.
che in antro. Sono amico tuo. A luce, raga. Te sto a stima. Ok. Forse quelli campano solo al buio. È importante aver messa la luce. E spero che me l'abbia. Che era tipo un checkpoint, perché sennò. Ok. Dov'è che stava il computer? L'avevo visto. Con calma e discrezione si fa tutto, raga. Qua c'è un coglione e nient'altro. Qui c'è. Porca puttana, oh! Sì, vai, buggami pure la porta. Tutto un bug. Ma qua c'era il DVD. Ma inseriscilo. Vediamo se è un po'. Vediamo se è un firmetto. Dove sta la televisione? Ah, qua la porta col coso. E che cazzo ne so? Mi sono reso conto che non stavo registrando un cazzo. Comunque sono passato dentro la cosa, perché c'era un codice, era 3641, per passare, perché c'era un indovinello con delle case, cioè con delle, una casa con delle forme geometriche, che erano tipo triangolo, quadrato, no, triangolo, esagono, quadrato, cerchio. Quindi 3641. Va bene. E ho ancora 20 di vita io, eh. I need some pills. Ok, abbiamo capito che è un manicomio questo. Cioè, l'ho proprio intuito. Ok. Comunque, raga, ditemi nei commenti se volete il walkthrough, perché lo faccio volentieri. Questo mo se agita. Guardate, eh. Te agiti, fammi un pompino. Che lo faccio volentieri il walkthrough di questo. Questo sta pregando. No, non sta pregando. Bella così, dai. L'importante è visita tutte le zone, cioè tutte le stanze, perché tanto non è che. È un gioco horror, non un. Non c'è un cazzo, non ci credo. In ogni stanza c'è qualcosa, non c'è un cazzo. Non c'è un cazzo. Praticamente stiamo a seguire il nostro assassino, raga. Tipo la stanza bonus, che roba. Gli devo dar 5. Mi arano questi, raga, appena mi toccano. Che belli. Cioè quella gira da destra e a destra c'è il muro. Siamo riusciti. Che cazzo. Siamo fuori? Non ha senso. C'è una macchina accesa. Che è accesa questa macchina con le chiavi sul cruscotto? Cazzo. Oh, che era quel flash. Queste sono chiaramente le chiavi di qualcosa, ma di cosa? Cazzeggiamo un po', vediamo che succede. Proviamo a tornare indietro e vediamo che succede. Magari è tipo una chiave di una stanza di quelle. E questa Nokia di merda, ho comprato uno smartphone. Vediamo se mi fa tornare indietro. Eh no, quindi. Bella regà, bella, bella, mi fa piacere, mi fa molto piacere. Datemi il 5, bella, 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 bella. Sto registrando da un'ora io. All'inizio me l'ho bloccato, vabbè. Che regà, ma. Abbiamo preso quelle cazzo di chiavi, no? Che ci devo fare? Mi sbatto sul pisello. Ci devo accendere qualche macchina per forza. Non è che. Ci sta tanto da fare.
Cioè, mo mi dite che cambia da questo e questo, che fa luce a sinistra. Qua. Calla, dai. E dai, io non mi sembra strano che era finito. E non dire che mi parli, non parlo, non parlo tua lingua. Mi dispiace. Dai! C'ho sempre 20 di vita. Cazzo. Vuoi far luce? Testa di cazzo. Perché piangi? Dimmi perché piangi. Di felicità. Chi è? Sto cazzo! Oh, bella sì. Bella faccia, complimenti. Cazzo. Ci hanno messo nel culo, raga. Voce, voce, voce. Poi sarebbe voce. Con quella C così, no? Come sapete il portoghese. Ah sì, salimo sui letti. Qualcuno mi ero bloccato. Ah sì. Mi dici che cazzo vanno da me? Beh raga, direi che lo speciale Halloween direi che è finito qua per oggi. Ci siamo arrivati in questa stanza. Nei prossimi episodi, se li vorrete, continueremo. È buio. Ma è finito? Non ci credo. Perché è così buio? Che si è spento l'iPhone. Si è spenta la torcia dell'iPhone, perché? Si è spenta la torcia. Vabbè, comunque è finito, raga. È finito qui, penso. Sta ricominciata da inizio. È finito. Boh, siamo forti, abbiamo finito con un video. Fortissimi. Comunque ditemi se volete altri gameplay di giochi horror. Noi ci vediamo alla prossima. Lasciate un like, un commento, vi auguro buona serata per quest'oggi. Divertitevi, mi raccomando. Vi ricordo che se volete mettete qualche foto della vostra serata che passerete lì, oppure del vostro costume, non so, che passerete quest'oggi, questa sera, e la notte delle streghe, ditemi voi. Lasciatemela nella fanpage di Facebook, vi lascio il link in descrizione, noi ci sentiamo alla prossima. Buon Halloween! Bella!